Continua il dramma per Flavio Insinna, 6 mesi dopo il fuori onda di Striscia, ora chiedono danni per 2 milioni di euro foto, video. Sono passati 6 mesi da quando Striscia la notizia diffuse quel fuori onda registrato dietro le quinte di Affari Tuoi, nel quale Flavio Insinna se la prendeva con i suoi collaboratori e parlava in modo poco lusinghiero di una delle concorrenti del gioco dei pacchi, un brutto colpo all'immagine del conduttore, conosciuto e amato da tutti come un personaggio bonario e pacato. Va anche detto che gran parte del suo pubblico ha continuato a sostenerlo accusando Striscia la notizia di bullismo. Un colpo ancora più brutto è arrivato però sulle spalle di Insinna da parte di Acqua Rocchetta, un marchio del quale era stato testimonial fino al fattaccio. Come si legge su Ad Cronos e su gran parte della stampa di oggi, la Cogedi International, distributrice del marchio Rocchetta, avrebbe deciso di chiedere a Insinna i danni di immagine per quanto accaduto, una cifra da capogiro, riportata da Il Messaggero, che ammonterebbe a 2.189.000 euro, da sommare alla restituzione dei 275.000 euro percepiti ogni anno dallo showman per gli spot. Gli avvocati della Cogedi, che hanno chiesto l'arbitrato, accusano Insinna di comportamenti contrari alla pubblica morale nel fuori onda in questione, i quali avrebbero comportato danni anche all'azienda a cui Insinna prestava il volto. Ora anche Flavio Insinna dovrà scegliere un arbitro e cercare di dirimere la questione e trovare un accordo prima che la storia finisca in tribunale.